ospite Giorgio De Mezzi. Giorgio De Mezzi ha annunciato da un po' di tempo il suo ritorno in campo con una scelta personale di impegno per Casale Monferrato. Ci vuole spiegare il suo progetto di Casale Monferrato 2019-2024? Ma è un progetto che sicuramente è coraggioso, credo, però è un impegno che deriva dall'esperienza che ho maturato sia prima come sindaco, anche negli ultimi 5 anni di amministrazione Palazzetti, dove mi sono reso conto che i partiti, il sistema partiti per una città, diciamo, delle dimensioni di quelle di Casale, non sono un aiuto, ma diciamo che è un qualcosa che non permette, si oppone a quella che è la realizzazione di un programma elettorale. Io ho maturato questa decisione proprio partendo da questa esperienza. Sono stato contento dopo questa decisione di aver trovato un gruppo di persone che quasi tutte non si sono mai impegnate in politica, nell'amministrazione, ma stavolta si sono resi conto, proprio per un risveglio, come dire, di coscienza civica, e di questo ne vado anche orgoglioso, che in certi momenti è necessario mettere a disposizione il proprio tempo, la propria esperienza di lavoro, proprio a servizio della città. Quindi questa proposta nasce non dall'alto dei partiti che calano le loro decisioni, i loro accordi verso la popolazione, ma è un qualcosa che va nella direzione opposta. Parte dal basso, raccoglie quelle che sono le esigenze della gente, andandole a sentire, stando vicino alla gente, e queste si trasformano in progetti, in obiettivi che noi cercheremo di realizzare. Bene, abbiamo parlato di esigenze per la città, quindi sicuramente ci è un programma elettorale in costruzione. Vogliamo magari estrapolare 3 dei punti principali, prioritari, che Giorgio De Mezzi mette ai primi posti per Casale Monferrato? Ma direi che un punto che magari non è prioritario, ma credo che sia essenziale per una città delle dimensioni di quella Casale, ma soprattutto che viene da un periodo dove probabilmente la gente è stata un po' abbandonata, è proprio quello di creare un sistema per cui le esigenze, le segnalazioni che arrivano dalla gente siano in qualche modo accolte, seguite e realizzate. Cioè, in momenti difficili come questo, dove magari è difficile promettere grandi opere, bisogna però essere accanto alle persone per rispondere a quelle esigenze, non so, le asfaltature, la pulizia, il decoro della città. Ecco, questo sarà un impegno prioritario. Ci sarà un'organizzazione, un sistema, un assessore anche all'interno delle persone, degli uffici, proprio apposta a seguire tutte le problematiche segnalate. Questo credo che sia una cosa fondamentale, perché ci sono alcuni problemi basilari, non so, la pulizia della città, il decoro della città, le asfaltature, che sono state trascurate, che quindi sulle quali bisogna in qualche modo intervenire. C'è poi il problema del trovare così delle modalità per attrarre lavoro, quindi per attrarre investimenti, e su questo abbiamo delle idee ben chiare che corrispondono sia a incentivi per attrarre nuove imprese, che possono riguardare incentivi sulla diminuzione dell'IMU, su un prezzo dei terreni su cui devono venire a fare gli investimenti le aziende che in qualche modo vogliono lavorare ancora a Casale a costo competitivo. Poi anche tutto quello che è lo sportello unico, cioè tutte quelle attività di contorno, di creazione di una nuova azienda o di modifica di un'azienda, devono essere in qualche modo semplificate. Creeremo un ufficio apposta, quindi ci sarà, diciamo, un ufficio predisposto proprio a seguire le aziende, a seguire soprattutto le attività commerciali che in questo momento hanno bisogno di un'attenzione particolare. Seguiremo anche, attraverso l'istituzione di un servizio di marketing territoriale, un sistema per promuovere la nostra città. La nostra città, che ha indubbiamente delle risorse naturali fantastiche, ha bisogno in qualche modo di essere valorizzata, di avere anche un sistema sanitario adeguato. Ecco, questo quindi è un altro punto fondamentale. Qui arriviamo al terzo punto, che noi riteniamo
fondamentale per la nostra città. Io mi sono battuto molto in questo periodo proprio per mantenere alcuni servizi che purtroppo abbiamo perso, tipo la casa di cura, ma adesso la cosa fondamentale è non perdere quelle eccellenze del nostro ospedale, che fa del nostro ospedale ancora un luogo attrattivo non solo per i nostri cittadini, ma anche, e quindi impedire che quelle che sono le eccellenze vengano in qualche modo turbate, affievolite, proprio perché magari l'ospedale di Casale per certe cose riesce ad essere migliore anche dell'ASO, allora bisogna bloccare questa attività. Parlo dell'attività chirurgica, parlo di oncologia, abbiamo delle eccellenze veramente eccezionali e quindi devono essere valorizzate e mantenute. Per questo, e qui chiudo, istituiremo proprio un assessorato alla sanità, per cui la sanità non sarà solo più controllata dal sindaco, ma ci sarà un assessore apposta che giorno per giorno seguirà le esigenze e quando sarà ora andremo a battere i pugni anche in regione. Bene, allora salutiamo e ringraziamo Giorgio De Mezzi per questa sua esposizione e auguriamo ovviamente una serena campagna elettorale. Grazie.